Ecco, lasciamo il Karen Viewpoint e ci dirigiamo giù verso Lai Havi. Ok, di qua. Qua siamo vicini a un altro campo di elefanti e di scimmie. E anche l'entrata per andare a Nui Beach. C'è una strada non troppo carina da fare per arrivarci, però la spiaggia è carina. Se stessa, qua andate a Nui Beach, vi portano anche dei pick-up, sono lì parcheggiati, volendo. Qua entriamo a Rawai Municipality. Siamo nel comune di Rawai. Questo è il Sea View Elephant Camp. Elefanti e scimmie. Qua sulla sinistra troveremo un altro campo, sempre con gli elefanti. Safari, vedete qua? Ecco, sono alcuni elefanti che stanno lavando. C'è l'ATV e UTV per gli avventurosi. Scendiamo giù verso Lai Havi. C'è Riviera Villas, quello di Giorgio, l'Icon, famoso per la cronaca nera più che altro. E qua iniziano i massaggi, massaggini. One massage spa, one massage spa, relax. È questo l'incrocio dove a destra vai a Naihan e a sinistra vai sulla strada principale per andare a Chalong Rawai, di qua a sinistra. Noi invece andremo a destra. Qua siamo nel paese proprio. Alfabeto Resorts, l'ABC degli alberghi. Naiara e Rawai è la zona dove vivono tanti stranieri. Tanti stranieri vivono in questa zona. E vabbè,
si vede che c'è anche un bel po' di movimento, pur essendo le 10 di mattina adesso. Nuovo distributore di benzina della Susco. Da qua, se io vado, proseguo dritto, cioè qua a sinistra praticamente, vado a Rawai, da qua. Ok? Qui invece, andando da questa strada, vado a Naiharn. Quindi qua interrompo perché devo farne uno che va a Rawai e uno che va a Naiharn. Ecco, vedete dall'incrocio, di là vai a Naiharn, di qua a Rawai, noi andiamo per Rawai, vedete? Oggi andiamo per Rawai, Porsche parcheggiata. Ecco, non potete sbagliare, una volta preso l'incrocio giusto, poi sempre dritta. Qua sono un po' di ristorantini, un po' di massaggi, poca roba comunque. Vedete a destra andate al Ponte Apki e a sinistra vi addentrate a Rawai Beach. Ok, sono qua fermi, non c'è nessuno, però continua a rimanere rosso. Ed è anche una cosa lunga a quanto pare. Eccoci qua. Qui a destra per il Pronto Upkeep, andiamo a sinistra a Rawai Beach. Qua inizia la spiaggia. Ci sono tutti i motoscafi, le barche, quelle long tail, quelle con la coda lunga, che vi portano nelle isolette qua vicine, vedete? Questo è il lungomare di Rawai. E qua ci sono i motoscafi, portano a Coral, a Raya. Se volete fai da te, non organizzato, vi mettete d'accordo e loro vi portano dove volete. Sono i boat service. Qua ci sono i ristorantini invece. Cioè il ristorante è dalla parte qua della strada, però voi siete di qui.
e vi servono di qua in riva al mare. Vedete? Ci sono i tavoli dei ristoranti e qua ci sono i ristoranti. Che adesso non trovo, sono chiusi perché è mattina. C'è il Nikitas sulla destra e il Freedom là sulla sinistra. Qui è questo incrocio, a destra andate al villaggio dei pescatori. Ecco, di lì entrate al villaggio dei pescatori e di qua invece andiamo verso Chalong. Svoltano di ritorno a Naihan, in paese dove c'è il famoso incrocio che da una parte vai verso Naihan Beach e qua torni sulla strada principale. Riprendiamo, questo c'è un po' di roba sopra. Vivo ristorante.
verso la rotonda di Chalon, Macron e Lotas, immancabili. Qua ci sarebbe uno scorciatoio per andare a Carta, però un po' troppo presto, ma lo faccio vedere più avanti magari. Questa strada vai verso Cata. Qua invece prendi il sottopasso e vai verso il tempio di Chalon, oppure stai sopra e vai verso la rotonda di Chalon. Ecco, arriviamo alla rotonda di Chalon. Qui sulla rotonda c'è un ristorantino che è spaziale per mangiare thailandese. Sono tutto noodle e ladna, ma anche il riso, non male. Adesso faccio vedere. Ecco, questo è il ristorantino, vi dicevo, questo qua. Qua si mangia veramente bene. Siamo alla rotonda e prendiamo per Cata. A sinistra, per Cata. Sempre lavori, in cima vedete il grande Buddha. Anche qua 40 all'ora, naturalmente, vedete. Massima velocità. Stanno rifacendo tutto anche qua, mettono un divisorio per il centro carreggiata con i nuovi pali della luce. Al momento arrivo fino qua, cerchiamo di passarli perché questi non vanno più. Dicevo, nuovi pali. Qua vediamo le colline che poi scendiamo a Cata. Naturalmente. Ecco, lo scorciatoio che vi dicevo prima, per arrivare a Cata uscivate qua praticamente, quando c'è la francese a sinistra. Questa stradina qua, mi esce qua. Questa invece è la strada che sta dichiarata sicura. Guardate qua, sono 6 mesi che sta crollando qua. La divisa. E qua saliamo. Siamo sulle colline di Cata, c'è South Rasta qua che ci fa compagnia. Hanno aperto anche un bike, cioè un bicicletta caffè, mentre vediamo Cata sullo sfondo, vedete. Ecco, questo qua è il caffè con la bicicletta. Mountain Bike Café. E di qua scendiamo giù verso Cata.
This is Cata Beach. Pazzoli che sta una manetta giù di discesa. Ma siamo a Cata Beach, giro per andare a casa mia. Ok. E noi ci vediamo alla prossima.